È morto a 3 metri da casa sua Michele Cavallaro, 68 anni, travolto questa mattina all'uscita della carraia del suo domicilio in via Zeccagnolo 11 a Pagani da un tir carico di ortofrutta che arrivava dal casello autostradale della 30. Pare dopo aver effettuato delle operazioni commerciali al mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina. Al momento dell'impatto, nella Ford Fusion di Cavallaro c'era anche suo nipote, un minore, che, stando a quanto raccontato dagli abitanti della zona immediatamente accorsi, sarebbe uscito dall'abitacolo sulle sue gambe e trasferito solo per accertamenti all'ospedale, prima di Pagani e poi di Nocera Inferiore. Le immagini del luogo dell'incidente sono impressionanti, particolarmente scrupolosi gli accertamenti della polizia locale. Dalle prime indicazioni pare che il tir transitasse a velocità elevatissima, tanto da proseguire la sua folle corsa anche dopo aver travolto la Ford, ben oltre il guardrail, finendo rovinosamente su di un fianco, nel fossato circostante il dosso, all'altezza del quale si è registrato l'impatto. Quando gli abitanti della zona, i primi fra tutti, i familiari di Cavallaro, sono arrivati per prestare soccorso, a tutti è sembrato che l'autista dell'auto articolato fosse rimasto schiacciato dal suo stesso cabinato ed invece l'uomo era scappato via. In un'ora la sua serrata ricerca, operata dai vigili urbani e dai carabinieri, ha portato all'identificazione e al trasferimento presso il comando dei caschi bianchi di Piazza Scarpa. La sua posizione è tuttora al vaglio del magistrato che coorda le indagini e che ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti nel tragico incidente.